Continua l'impegno mensile dell'Osservatorio Permanente di Enai di Le Fonti, che è stato avviato l'8 marzo scorso in occasione della maratona dedicata alle donne e al lavoro, per fare il punto rispetto agli eventuali cambiamenti nell'universo femminile quando si parla di business e di lavoro. Noi, come Le Fonti e come gruppo Le Fonti, ci siamo ripromessi di non limitarci a parlare di questi temi solo in occasione di una giornata mondiale, perché, e questo lo abbiamo chiarito fin da subito, non vogliamo farlo in modo retorico, ma in modo costruttivo. E allora, ogni mese a scadenza dell'8, della data appunto che fa riferimento all'8 marzo, prendiamo i focus principali del nostro lavoro, quindi gli ambiti di riferimento che seguiamo quotidianamente come gruppo, e andiamo a vedere che cos'è cambiato in 30 giorni fondamentalmente. Naturalmente parliamo di settore legale, settore asset, assicurazioni e società quotate. Andiamo a vedere che cos'è cambiato e diamo anche i voti come spesso facciamo. Partiamo dal settore legale. Resta pressoché invariato il ranking delle quote rosa nei grandi studi legali, eppure promozioni e movimenti di partner non mancano in quest'ultimo mese. Sono però quasi tutti al maschile, eccezion fatta per la nomina partner di Valentina Marengo in DLA Piper. Da segnalare poi la promozione di Tessa Lee a partner in Linklaters, studio anglosassone che prima di questa nomina segnava la sola Claudia Parzani nella stanza dei bottoni dei soci. Il resto, purtroppo, è appannaggio degli avvocati uomini, a partire dalla rivoluzione nella governance di Chiomenti, che vede coinvolte due sole donne, Giulia Battaglia nel settore, nel comitato strategico, e Patrizia Liguti nel comitato remunerazioni. Per il resto, i vertici sono rappresentati da Francesco Tedeschini, che è il presidente, Filippo Modulo, confermato managing partner, Gregorio Consoli, co-managing partner, il comitato strategico da Massimo Antonini e, come detto poco fa, Giulia Battaglia. Gli altri comitati composti da 7 uomini e una donna. Quindi potremmo dire che più che una rivoluzione sia un ritorno al passato in tema di diversity. Cosa facciamo nel settore legale? Direi che questo mese li rimandiamo in attesa di ulteriori notizie. Andiamo con il settore asset. Nel settore finanziario sono pochi i movimenti volti all'inclusione della componente femminile nei ruoli apicali. Nota di merito però a Fineco, che a marzo, con la nomina di Alessandra Pasini, diventa a tutti gli effetti la prima società del FTSE MIB con un consiglio di amministrazione a prevalenza femminile. Un importante segno di cambiamento da parte di un primario gruppo finanziario. Nota invece negativa, perché diamo anche queste, per Fidelity, che in Italia presenta una struttura fortemente al maschile, soprattutto per quanto riguarda i ruoli decisionali. Fidelity in passato ha visto la leadership italiana di Francesca Martignoni come country head, ma dopo il suo addio la parità di genere all'interno della società sembra completamente dimenticata per far posto a una direzione più androcentrica. Qui possiamo dire rimandiamo, perché vogliamo essere ottimisti, ma un piccolo segno meno dobbiamo mettercelo, quindi un segnale rosso. Ambito assicurazioni. Negli ultimi 30 giorni, partiamo da una notizia positiva, migliora decisamente la posizione di Cattolica Assicurazioni in tema di parità di genere. Il CDA della società ha infatti approvato la lista di candidati da sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti, che è prevista per il 13 e 14 maggio prossimi. Sul totale dei 15 nominativi presentati, ben il 40% è donna. Nessuna presenza femminile invece tra le nuove nomine in ITAS. Il CDA ha infatti nominato Giuseppe Consoli nuovo presidente e Alberto Packer e Alexander von Hagen vicepresidenti, quindi un tris di uomini. Insomma, un passo avanti e uno indietro nell'ambito insurance, se questo è lo specchio dell'attività sul tema proprio del genere, dell'intero comparto, serve prestare attenzione perché il rischio è lo stallo. E quindi anche qui direi un piccolo segno meno davanti, un segnale rosso. E andiamo a conclusione con le società quotate. Pressoché invariata è la percentuale di quote rosa all'interno dei CDA delle società quotate. Ma nulla si muove affinché tutto si muova. Grande attesa infatti per le nuove nomine. Saranno ben 115 gli organi sociali, di cui 74 CDA e 41 collegi sindacali, in 90 società che andranno al rinnovo con le assemblee di bilancio dei prossimi giorni. Come
rilevato anche da Consob, complice l'applicazione della legge Golfo Mosca, la diversità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate ha raggiunto quasi il 39% nel 2020, ma solo il 2% del totale dei CEO è donna. Il 2% del totale. La speranza è che questo dato non solo aumenti, ma che rappresenti un trend destinato a non fermarsi. Grazie ai vari dipartimenti delle fonti per questo report che ogni mese daremo in diretta anche sulle fonti TV, l'osservatorio permanente di Le Fonti che è stato avviato l'8 marzo scorso in occasione della maratona Donne e Lavoro. E vi invito sempre a usare l'hashtag Le Fonti 8 marzo. Noi monitoriamo costantemente.